Ciao a tutti, bentornati nel mio canale YouTube. Questa settimana vi mostro un nuovo video DIY, ovvero un video fai da te, in cui, come vedete dalle immagini, vi mostro come realizzare questi puntini, questi cerchiolini più o meno grandi con degli accessori che alcuni sono facilmente reperibili anche in casa. Quindi iniziamo subito con questo nuovo video tutorial. Allora, come primo accessorio vi mostro il dotter, che ovviamente questo sì, dovete per forza comprarlo, però l'utilità di questo oggetto è che ha due punte, una un po' più piccola e una un po' più grande, che quindi vi permette di realizzare questi cerchiolini della dimensione che più preferite. Quindi vi ho mostrato la punta, quella un po' più piccola, e adesso andiamo con quella più grande. Il secondo oggetto che vi mostro è lo stuzzicadenti, che tutti abbiamo sicuramente in casa. In questo caso dovete cercare di prelevare un po' più di prodotto. E come vedete, anche in questo modo possiamo creare dei puntini che possono essere piccolini oppure un pochettino più grandi. Però come vedete è molto facile realizzare dei puntini anche in questo modo. Oppure il terzo oggetto sono questi bastoncini in legno di rosa che vengono utilizzati come spingicuticole. Anche questi sì, effettivamente è un oggetto che dovete comprare. Però vi mostro appunto che anche con questo oggetto è possibile ricreare questi cerchi. Qui adesso io ho fatto proprio dei disegni a caso, proprio per mostrarvi appunto l'utilità di questi oggetti. E come vedete si riescono a fare anche dei puntini un po' più piccoli. Passiamo poi al quarto oggetto, che è una forcina per capelli, che anche questa è... chi non ha una forcina per capelli in casa? Magari non la usate, però ecco, adesso con questo video sapete come utilizzare una forcina. Quindi anche con questa, come vedete, è molto facile creare anche qui dei cerchiolini più o meno grandi. Quindi a seconda di quanto smalto prelevate, di quanta pressione fate, vedrete che riuscirete facilmente a creare dei puntini. Poi, come ultimo oggetto, vi mostro questo pennello, che però appunto noi non utilizzeremo la parte delle setole, ma utilizzeremo il retro. E con il pennello, come vedete, potete creare dei cerchi molto più grandi. Quindi, se volete, potete utilizzare due di questi oggetti e fare una nail art con dei cerchi grandi uniti a dei cerchi piccoli. Quindi questo è veramente un bel trucchetto. E con questo è tutto. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un bel like a questo video e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video di nail art. Ciao a tutti!